Il paziente come primo ricercatore, colui che dà i feedback per portare avanti la sperimentazione e controllare i risultati. È la logica che viene seguita dal centro protesi INAIL di Budrio nel settore della ricerca, come spiega l'ingegnere Emanuele Gruppioni, direttore tecnico area ricerca. Negli ultimi anni ci siamo focalizzati sullo sviluppo tecnologico delle soluzioni protesiche, quindi di alto superiore, alto inferiore, dispositivi robotici riabilitativi. Adesso il focus sta un po' cambiando perché siamo arrivati a degli ottimi dispositivi, però la sfida è quella di cercare quello che si chiama embodiment, quindi un'integrazione delle strutture protesiche e robotiche all'interno dello schema corporeo. Quindi investiremo nel futuro, lo stiamo già facendo in realtà, su quelle che sono delle interfacce bioniche che chiudano il loop fra il dispositivo sul lato del controllo e il feedback sensoriale, quello che accade poi nel corpo umano. Cosa cambierà per il paziente? Cambia che la protesi diventa non solo un elemento controllato dal paziente, ma che restituisce un feedback a livello sensoriale, se parliamo di protesi, e quindi ci aspettiamo che questo elemento, che di base è robotica, riesca a essere appunto embodizzato maggiormente, quindi che risulti per il paziente come una parte di sé. Il centro protesi INAIL di Budrio sta lavorando a un nuovo esoscheletro che sarà presentato nei prossimi mesi.